fatto X Factor. Sono Andrea Mingardi. Non ho fatto amici. Cantante. Dove è scritto che giovani di rock and roll blues vuole dire felici. Passato da Sanremo qualche volta. Non sono stato a The Voice, però quando le luci erano spente, né al Grande Fratello, non mi vedevano perché ero abbastanza scuro d'anima. Anche senza i talent il mondo può essere bello. Come nasce la tua passione per la musica? Io sono un po' figlio del dopoguerra e quindi la radio mandava le canzoni con le colombe che volavano, con i mazzi di fiori che si ringraziavano, non era roba per me. E in casa, per fortuna, c'era papà e lo zio che avevano dei 78 giri di jazz con grandi musicisti neri che mi hanno contagiato e di conseguenza mi sono buttato da quella parte lì. Quando è scoppiato il rock and roll, io ho preferito i cantanti di rock and roll neri a quelli bianchi. So you took the part that once where my heart, so why not take off of me? La musica nera. Tutti mi chiedono, ma tu fumi? Beh, io non fumo, magari non bevo, non mi sono mai aiutato con la chimica. Questa è la mia voce naturale. E da lì è nata quella possibilità di andare dietro, per esempio, a Little Richard, capisci che lui cantava veniva fuori con questa roba rotta che mi faceva sentire meno orfano di Claudio Villa. E andavano quei cantanti come pioveva e invece io ero sgangherato e poi il blues mi ha conquistato, il jazz, il soul, il funky, il rhythm and blues. Ho molti cantanti bianchi che amo, sono idoli. Però se mi dici Stevie Wonder, tu capisci. Hey Charles. Anima soul. Anima. Ecco appunto Ray Charles. È lo zio. Cioè Ray Charles è un grande artista che ho avuto la fortuna di conoscere, di diventare intimo, nel senso che l'ho frequentato, col quale parlavo soprattutto di musica, e che solamente stargli vicino mi ha fatto capire la distanza che c'era tra lui e tutti gli altri musicisti. Lui era veramente the genius. Quindi quando con la mia big band sono andato a Umbria Jazz portando tributo a Ray Charles, ho sguazzato nell'acqua che amavo di più. E allora credo proprio che sia stato un destino. Questo amore che è scaturito per questo tipo di musica, che poi non mi ha impedito di amare Sinatra o di amare altri cantanti strepitosi, ecco. E il cinema come si inserisce in queste tue passioni? Beh, soprattutto il cinema in bianco e nero era molto soul, molto blues. Anche il cinema italiano in bianco e nero, no? Neorealismo italiano, qualcosa che veniva veramente dalla sofferenza delle persone. Io mi sono appassionato, sono un grande appassionato di cinema. E da lì sono nate delle vicinanze, delle conoscenze, per cui sono stato invitato a cantare in vari festival cinematografici e ho conosciuto una valanga di premi Oscar. So che hai preso anche diversi premi internazionali. Sì, due film fortunati, popolarissimi, però ironici, divertenti. La peggior settimana della mia vita e il peggior Natale della mia vita. Dove con la mia band e assieme al maestro Maurizio Tirelli abbiamo realizzato un LP di canzoni di Natale in modo molto soul. Ci divertiamo, ecco. Come si inserisce il bolognese in tutto questo? Molto più logicamente di quello che potrebbe sembrare, perché il pezzo più funky della storia della musica è probabilmente Sex Machine, no? In cui due, Bobby Brown e James Brown, si dicono get up, get on, get up, get on, stay on the scene, get on, let the set machine. E io cercavo questo linguaggio asciutto che la lingua italiana fa fatica a darti. E nel dialetto avevo trovato queste parole tronche. Il primo rap italiano è stato proprio Xavù dalla vetta. Cosa vuoi dalla vita? Xavù dalla vetta, Xavù da me,
dalla vetta, da me. E da lì sono nate un sacco di cose che mi hanno consentito, grazie allo slang americo-petroniano, di raccontare anche la vita e i personaggi che ancora camminano sotto ai nostri 39 chilometri di portici. Grazie mille. Grazie a te. Stop. L'anima è la mia e non la cambio con nessuno. L'anima è la mia.